Roberto di Piazza, basterebbe la parola, ormai non è solo il sindaco di Trieste, è il sindaco d'Italia per, per, per meriti eh, sul campo, ovviamente. Eh, comincio da una cosa, perché io ho scoperto il segreto del suo successo. Diceva Franz Kafka, visto che siamo a Trieste, riusciamo anche a parlare di questo, che uno non ce la può fare se non ha una finestra sulla strada. Lei non solo ha la finestra, ha uno schermo cinematografico, questa piazza che è una delle piazze più belle certo. del mondo, ovviamente. Certo. Cosa ha pensato quando ha visto tanta gente, tanta varia umanità qui su questa piazza? Con le manifestazioni di questi giorni? Beh, mi sono infastidito forte perché la città non è abituata a queste cose, non erano triestini. Sono arrivati da tutta Italia, poi si sono accampati in Porto Vecchio. Insomma, diciamo, e poi ero preoccupato, e difatti, hai visto i dati di aumento dei contagi perché erano uno sopra l'altro e poi hai visto i dati di contagio di quei giorni. Il mio terrore, dove sta? Di ritornare, venivo via da Grignano da solo, non incontravo una persona, arrivavo qua in piazza e era tutto chiuso. Volete che ritorniamo in quel momento là, con i danni che abbiamo fatto all'economia, alla gente, abbiamo mangiato un anno e mezzo di vita ai giovani, volete che ritorniamo lì? Dico a quelli che erano là che manifestavano contro il Green Pass, volete che ritorniamo a quel momento? Io credo di no. Sicuramente, lei è vaccinato comunque? Certo, io mi sono vaccinato, ti dirò, addirittura mi hanno vaccinato prima, una sera sono lì al centro vaccinale e mi hanno detto, sindaco, ci avanzano sette dosi, vuole farne una e l'ho fatta volentieri. Poi ho fatto il richiamo in aprile e adesso il 5 faccio la terza. Eh, al cibo l'appuntamento, mi sembra che ha fatto mia moglie per il terzo, ter, il terzo vaccino, la terza dose. Ho capito. Senti, torniamo, torniamo a quella piazza. Lei ha visto questa piazza del lockdown che era deserta e così esatto. una tristezza Ma più. Ma quanto unica. male ci siamo fatti? Spieghiamo ai cittadini quanto male ci siamo fatti in quel momento. Certamente. Poi si è popolata. Improvvisamente, ma eh, le volevo chiedere cosa le ha fatto più male e cosa le ha fatto più, come dire, stupore, cosa l'ha incuriosita di più? C'è stato il saluto al sole, i tamburi, eh, le riunioni yoga, le danze, cosa, cosa? Beh, un degrado mai visto. Quella mattina di, di un paio di giorni fa, quando è arrivato Cergol, che hanno lavato tutta la piazza che era sporca, divani, sedie sporcizia, insomma no, no, non siamo a Trieste, non eravamo, ma neanche in tutto il Friuli Immagino. non eravamo mai abituati a vedere robe simili. Ho capito, ma la, la, per il saluto al sole su Piazza Unita è una cosa curiosa, potrebbe metterlo Va, nella quel, promozione quel, quel, turistica? Questo del saluto al sole no, non lo so, me lo stai raccontando tu. L'unica cosa che so che ho fatto, sono andato in prefettura e dalla prossima settimana non si potranno fare nessun tipo di manifestazione politica più in piazza Unità di Trieste. Quindi la promessa che aveva detto subito dopo essere stato eletto non voglio più vedere certo. questo tipo di cose in eh, è mantenuta. Grazie alla Prefettura, adesso la Prefettura sta attivando i vari documenti, io la prossima settimana che avrò consiglio, mi sembra il primo consiglio sarà l'8, passo la delibera concordata con la Prefettura, ripeto, Prefetto di Trieste e non si faranno più... Sarà vietato fare manifestazioni in piazza perché non voglio più vedere in una delle più belle piazze d'Italia, una delle più belle piazze del mondo, con le navi da crociera, quello che ho visto in queste settimane. Ho capito. Senta, eh, il Corriere della Sera qualche giorno fa ha cominciato a, a sollevare il problema. Eh, ogni sabato a Milano, in corso Buenos Aires, strada dello shopping peraltro, manifestazione: no, no Vax, no Green Pass. E. Eh, come dire, l'operatore dice meno 25%. Qui ha ascoltato i commercianti triestini, gli operatori triestini, certo. cosa ne ha ricavato? Beh, ma sai, abbiamo lavorato tanto per farla diventare una città turistica. Ho centrato l'obiettivo perché da Miato che ormai a Trieste arrivano dalla Slovenia, dalla Croazia, dal Friuli, ogni sera abbiamo tantissime persone, abbiamo lavorato tanto per questo. Abbiamo finalmente le navi da crociera, abbiamo un momento straordinario. L'altro giorno la del Piero ha detto che la città di Trieste corre il doppio delle altre città e mi ha fatto piacere questo, essendo lei di Udine e, 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 essendo lei di Udine, <ride> e, e presidente di, 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 eh, di Civibank, per cui figurati se sì, in questo momento ci siamo fatti male, poi noi a differenza di altri porti abbiamo tanto lavoro e abbiamo poco personale, parlo in porto, ci siamo fatti male anche sotto il punto di vista portuale perché abbiamo bloccato il porto, allora le navi da crociera sono andate a Marghera, i turchi avevano bloccato le navi. Ma cosa vogliamo? Perdere quello che abbiamo seminato in questi anni? Spero di no. Eh, in un'intervista in un che ho letto lei ha detto, eh, mh, ho avuto un, un colpo al cuore, un tuffo al cuore, quando ho saputo che due navi erano state dirottate su Marghera. Certo. Eh, Come è, diciamo, eh, com è stata la reazione degli altri operatori dei porti, concorrenti, diciamo così, rispetto a questa manifestazione? No, intanto io parlo sempre che da Zara a Ravenna io vedo un unico porto, nel senso che basta l'importante che arrivino nell'Adriatico, che dopo vadano a Capodistria, che vadano a Venezia, che vadano a Trieste, o a Mofalcone, o a San Giorgio di Novara, a me va bene tutto. Rimane il fatto però che vedere, che buttiamo via, grazie a quattro persone che hanno bloccato un porto, quello che abbiamo seminato in questi anni mi dava sinceramente molto fastidio. Attenzione che Zeno d'Agostino aveva addirittura minacciato le dimissioni. Allora il momento magico che io dico a Trieste, che è fatto da Fedriga di Piazza e Zeno d'Agostino, non possiamo romperlo perché quattro sono scesi in piazza poi. Contro cosa? Contro una legge dello Stato. Il Green Pass è una legge dello Stato, un sindaco. Applica le leggi. Io non posso autorizzare a te a guidare senza patente, mi segui? Perché una legge dello Stato dice che devi avere la patente. Chiuso il Green Pass, è una legge dello Stato. Il sindaco applica le leggi e a te te lo racconto che dopo vent'anni. Che applico le leggi, io ancora sulla mia fedina penale per mia fortuna e grazie ai miei collaboratori c'è scritto nulla. Posso dire, è da anni che lo, sta, che lo sta dicendo e quindi è da anni che conferma questo stile, questo stile di amministrazione L'ho appena ritirato, adesso per la campagna elettorale, ma sai, non so in quanti in Italia. Siamo in queste condizioni? Pochi, credo. <ride> credo proprio di sì. Un'altra delle cose che aveva promesso e che aveva minacciato peraltro era di procedere con azioni legali a chi avesse Sicuro. in qualche modo come dire deturpato l'immagine di Trieste. Certo, se, se continuavano, comunque adesso ho già dato ordine di andare avanti, se continuavano a portare avanti quel tipo di discorso occupata la piazza con delle scene che, ripeto, non ho mai visto in vita mia e spero di non vedere più, vi faccio causa per danni di immagine. Ho capito, una parola e cominciamo a chiudere questo capitolo sulle forze dell'ordine, perché sono state sostanzialmente bistrattate, hanno ubbidito, probabilmente c'era un pregresso che, come dire, ha trovato soluzione a Trieste, ma insomma, le forze dell'ordine sono lavoratori come altri lavoratori, evidentemente. Anzi, beh, io sai, vedi l'educazione che ho... Io... Io sono sindaco da vent'anni, però quando vedo una divisa mi metto io sulle attenti col massimo rispetto. Purtroppo oggi questo non esiste più. Io ringrazio le forze dell'ordine, i ragazzi, i carabinieri, le, i miei della Polizia Municipale, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato perché hanno sacrificato molto e purtroppo dico. Pensate cosa abbiamo speso poi, perché ai cittadini dobbiamo anche spiegare qualche volta. Ma quanto abbiamo speso che avevamo 300-400 uomini in più che stavano negli alberghi per colpa di questi? Quanto abbiamo speso? Quanti soldi abbiamo buttato via? Ma siamo in grado di fare questo? Lei gli idranti li userebbe di nuovo? Io, per la prima volta a 68 anni, ho visto gli idranti. Io a Trieste non ho mai visto gli idranti. Allora sto dicendo quella decisione di quel venerdì drammatico qualcuno avrà dato l'ordine, dopo non so cosa era successo, ripeto, io non ho mai visto gli idranti a Trieste e non ho mai visto neanche il lancio dei lacrimogeni nella mia vita, questo è quello che posso dirti. Dopo è successo quello che è successo perché ci sarà stata qualche provocazione o qualcosa che le forze dell'ordine avranno avuto anche degli ordini così. Certo però che bloccare alla gente che voleva andare a lavorare, perché poi vogliono vedere le buste paghe di questa gente che non è andata a lavorare adesso a fine mese come faranno? Una nota di colore eh, da, ben, da, da Mitri, da, da Benvenuti a Tujak, il pugilato a Trieste, come dire Sic Transit Gloria Mundi. Beh, sai, Pujarco eh, è una persona particolare, mi dispiace molto che adesso ha preso anche il Covid perché ha cinque figli, tu capisci, cioè eh, ragazzi miei cinque figli adesso saranno probabilmente, avranno preso anche loro il Covid, allora eh, la, la mia preoccupazione è quella, non per il resto, insomma, sai, lui è sempre stato un po' esuberante nei, suoi, po esuberante, modi, nei suoi modi. È Un eufemismo di, diciamo. Sì, beh, sì, ma è sempre stato anche quando era consigliere. Comunale è sempre stato un po' esuberante. Rimane il fatto che adesso però si è preso il Covid, ripeto, la famiglia, i cinque figli, quella è la preoccupazione. Poi mi sembra che era sulla stampa che tutte le persone che gli sono state vicine avranno preso il Covid e di fatti hai visto che faccio il primo Consiglio comunale in remoto proprio per questo. Perché pensa se mi dovesse arrivare qualcuno col Covid in, in consiglio comunale, allora blocchiamo la Giunta, il Sindaco. Tutti i consiglieri Tutta comunali, macchina, aspetta, i collaboratori, i, 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 i collaboratori, ma stiamo scherzando, allora lo faccio in remoto. Senta, e se le arriva qualcuno, non faccio nomi, che non vuole mettere la mascherina? Ma abbiamo le forze dell'ordine, sai, tu per entrare in un posto devi tirare fuori il Green Pass, giusto? Altrimenti non entra. Quelle persone che non vorranno tirare fuori il Green Pass dovranno... Eh, confrontarsi con le forze dell'ordine che gli diranno che non può entrare ho capito uomo avvisato mezzo, mezzo Me, salvato mezzo, mezzo salvato, mezzo bravo, salvato. Bravo. senta stanno, stanno crescendo purtroppo i contagi soprattutto a Trieste Al tempo... grazie anche a quelle migliaia di persone che erano uno vicino all'altro e che non rispettavano le, le distanze probabilmente grazie anche a quello senz'altro ehm... Ci fu un'idea, tempo addietro, nel, nel 20, credo, eh, insomma un anno, un anno e rotti fa, di prendere gli anziani triestini, portarci una bella nave, caricarli e metterli al largo. Ci ha pensato mai? Era una cosa fattibile o era soltanto un colpo di, non so se di sole o di fantasia? No, io è la prima volta che sento, no. No, nel senso che mi sembrava che volevano mettere su una nave quelli della rotta balcanica. No, no, non no, gli anziani. No, no, gli anziani, gli anziani. Beh, insomma, su questo sarei stato anche contrario, detto fra noi. Detto fra noi molto, molto pacatamente. Sarei stato anche contrario, anche perché abbiamo delle case di riposo, abbiamo delle case di riposo di Yerala, l'Itis di qualità, per cui scusa se abbiamo tanti centenari a Trieste vuol dire che li trattiamo bene, no? Sicuramente. Se siamo una delle città più anziane d'Europa vuol dire che li trattiamo bene se arrivano alla, età, alla veneranda età. Senta, veniamo alla sua elezione record. Allora, eh, il, intanto chi l'ha chi telefonata per primo? Qual è stata la telefonata più, più gradita? se tutti quelli che si aspettava l'hanno chiamata per congratularsi? Beh, innanzitutto tanto, la sfida è stata da Berlusconi per primo, eh, Giorgia Meloni per seconda, poi Matteo Salvini, poi Maurizio Gasparri, poi ma tu insomma di tutto e di più mi hanno chiamato, sono arrivati 2-3 mila messaggi che non sto a raccontarti, Beh, una, una delle grandi soddisfazioni della vita, perché non me le aspettavo. Perché vabbè pensavo vinco le elezioni perché sono sempre stato convinto che vincevo le elezioni anche perché quel 31 a 47 del primo turno la diceva Lunga, che dopo hanno fatto mercato e che hanno cercato di tirare dentro tutto ma era successo anche con Rosato ed era successo anche con Cosolini la stessa cosa questo doppio turno che consente di fare mercato nel mercato delle vacche, insomma, c'è cioè nel senso che io ti prometto a te certo. tre assessorati, a lui il vice sindaco, e allora invece comunque ero convinto di farcela. Ce l'ho fatta, ma una soddisfazione simile non me l'aspettavo veramente. E dopo sai, sindaco di Trieste per la quarta volta e, e, la, e la quinta con quella che ho fatto a Muggia e consigliere, e, regionale. E, e, e consigliere regionale, la soddisfazione di un uomo... Beh, se, se per questo ho fatto anche il presidente dell'aeroporto, ho fatto anche 5 oh anni di amministratore delegato infinito, a Bernetti, sì. Un corso sonoro infinito. Ci faccia vedere quella, quella cosa che mi ha mostrato fuori onda, quella letterina, ah, no. quella letterina <ride> che. Sai, I cittadini, ma è bellissimo. Parlando con i tuoi ascoltatori, ti mandano la lettera, la lettera, con la poesia e Sono quelle cose belle. Invece, sono, sono, leggo, ti, non tieni, so se pronuncio sì, esattamente, ma sono leggo queste le cose. Insomma, belle, no? Sono le cose belle di un uomo, no? Cioè, guarda qua, la lettera autografo di questa, di questa gente, ma di queste cose mi arrivano continuamente. Ho un abbraccio della popolazione che è una Adesso cosa. Adesso ci arriviamo, però intanto leggo questo: meno mal che, mi, che in sta città un buon sindaco che sta, Zé Trieste, una bellezza è il sindaco di Piazza, ho provato a immedesimarmi, così prosegue. No, in effetti però la sua vittoria è stata segnata da un dato importante che è Servola, Borgo San Sergio e eh, Valmaura, cioè. quartieri rioni, dite voi, eh, popolari dove lei ha costruito il suo tesoretto che l'ha messa in una posizione assolutamente inattaccabile quartieri popolari, quindi non ZTL, non, eh, ha intercettato il virgolette popolo, le esigenze di, una, di chi non è ascoltato di solito. Ma no, io credo che, sai, lui ha parlato, il mio competitor, ha parlato molto delle periferie e invece le periferie a Trieste sono dei giardini, perché se tu vai a... Ma, a parte si chiamano anche rioni, forse. Sì, sì, quando tu vai... <ride> a Borgo San Sergio, è talmente bello a Borgo San Sergio, quando sono arrivato nel 2001 c'era un accampamento di zingari, volete capirlo? Allora adesso tu vai là, vedi questi bambini che giocano, abbiamo fatto delle cose fantastiche da una parte all'altra della città e la gente te le riconosce, dopo naturalmente abbiamo alcune zone della città che abbiamo i comunisti con Rolex, li chiamo io, allora Zetatiel. quelli non mi, non mi votano. Zetatiel. insomma no? senta. Io ho seguito anche il suo, il suo dibattito in Rai con, con lo sfidante. Mi è parso di capire che sul, su Trieste, città della scienza, avesse come dire qualche remora. Ho capito male o no? Allora, mi ricordo che a suo tempo eh, Mauro Giacca mi disse che il più grande fallimento della città è stato eh, il polo scientifico. Ma non l'ha detto Roberto Di Piazzo, l'ha detto Mauro Giacca che era lì. Perché questo? Perché io dico sempre: è mancato il collegamento con l'industria. L'area di ricerca dovrebbe essere collegata con l'industria, secondo la mia opinione. Allora avremmo fatto delle cose molto importanti. Abbiamo la, la, la macchina di luce, il sincrotrone. Però ripeto, non l'ho detto io. Siccome lui si vantava di essere stato vicepresidente di quest'area di ricerca, allora gli ho detto quello che mi, mi disse a suo tempo Mau, Mauro Giacca. Non Roberto di Piazza, sindaco. Però Roberto di Piazza cita Giacca per dire che forse qualche ragione c'è. L'ho citato perché sono convinto che qualche ragione c'è, perché alla fine secondo me quest'area di ricerca non, non, non è mai partita come doveva partire. Secondo me è un vanto della città perché abbiamo 30 ricercatori ogni mille abitanti. Però si potrebbe fare molto cioè, quindi, di più. Quindi lei dice che serve il trasferimento di tecnologico perché altrimenti non concretizziamo quello esatto. che pensiamo. Secondo, secondo la mia opinione, visto che abbiamo delle industrie, pensa alla Danieli, ma pensa alla Varcina, ma pensa alla Fincantieri, ma pensa a tutto e di più che abbiamo in questa città e in questa regione. Dico, ma perché non mettere insieme il tutto e cercare di far partire? Qualche volta ci siamo riempiti la, la bocca di BIC, di eh, tutte queste cose qua. Era come un po' l'euroregione. Per anni mi avete rotto con... I BIC con... sono gli incubatori sì, d'impresa, sì, no? Esatto, per anni mi avete rotto con l'euroregione e poi alla fine dove è andata questa euroregione? No, ma perditi. Nella via bisogna fare le cose, bisogna fare strade, bisogna fare le cose concrete eh, non solo parole perché le parole non pesano nulla ho capito se, ho, se non ho capito male eh, allora la città di di piazza è eh, sostanzialmente turistica e dà un senso anche a chi si è comprato voglio dire l'appartamento e diventa breakfast cioè è... la città di di piazza scusami prego l'unica fabbrica che è stata fatta a trieste l'ha fatta il sottoscritto quando ero Sindaco di Muggia, che si chiamava il pastificio Zara, che adesso è diventato Barilla dopo vent'anni perché Bragagnolo ha avuto dei problemi ed è stata acquistata. Allora io non sono contro l'industria, anzi sono, ero contro l'acciaieria, contro la Ferriera che mi faceva morire la gente di Serra che era un cancro per la città e finalmente l'abbiamo chiusa. E ho detto che se avessimo avuto. Un governo di centrodestra e di centrosinistra in città, probabilmente avremmo avuto ancora la, quella feriera che sicuramente era uno stabilimento che aveva cent'anni e che inquinante. E che io ricevevo qua i cittadini che mi arrivavano con delle patologie serie. Se ti arrivava a te. Una famiglia che ti diceva, siamo in tre e tutti e tre con patologia oncologica, cosa gli dicevo? Le lacrime mi venivano e finalmente siamo riusciti, grazie a Patoanelli, grazie a Scocimaro, grazie a Federica, l'abbiamo chiusa. Ho capito. Eh, Diego e senza De... lasciare neanche uno a casa. Diego De Castro, una figura insomma, fondamentale per, per questa città, dice che l'essenza di, di Trieste sta in un avverbio, che è contemporaneamente. Allora, contemporaneamente cosa può essere? Abbiamo visto Capitale dei No Green Pass, ma abbiamo visto la sua concretezza, e il suo pragmatismo, abbiamo visto la scienza, ma abbiamo visto anche come dire, il turismo. Mi abbiamo visto, mi mi visto un'italianità sfrenata, ma abbiamo visto anche la lista per Trieste. Certo. Cioè, mi, ci sta mi, tutto questo. Sì, ma mi consente che adesso è arrivata la BAT, la British American Tobacco, con 500 milioni di investimento. Questa è la città. Allora ti sto dicendo abbiamo una città con 9% di occupati nell'industria, per cui non siamo come Brescia, una città industriale, è una città del terziario avanzato, è una città delle generali, della Fincantieri, la città della Ili Caffè, la città della Varsila, però ripeto è una città anche che Ancora secondo me dei sviluppi incredibili per quanto riguarda il mare, siamo diventati il primo porto italiano e adesso abbiamo il porto vecchio che è un giocattolo che penso nei prossimi cinque anni mi divertirò moltissimo. Contemporaneamente sta disegnando. Esatto, esatto bravo, quella parola è veramente, <ride> quella, veramente interessante nel senso che pensa tu i 65 ettari sul mare, il vecchio porto dell'Austria. Che diventa che di il museo, nuovo un museo del mare, avete che, no, che diventa avete... che, che, che diventa di nuovo lo sviluppo della città. Senta, Maria eh... Teresa d'Austria la fa diventare da 30.000 a 270.000, adesso, con la sdemanizzazione si ripropone lo sviluppo della città attraverso il Porto Vecchio. Molto bene, senta, eh, nelle manifestazioni qualcosa qualche abusivo forse, ha ripreso a parlare di indipendentismo triestino. Stupidaggini. Stato nell'arte. Stupidaggini. Ma di cosa parliamo? Stiamo parlando di Europa e cosa vogliamo... <ride> cosa vuoi? Mi sembra che... Sono cose che... Ma è cose... una captazione benevolenza, voglio ma, dire, parlare di indipendenza a Trieste ha ancora un ma, senso? C'è no, qualche... è, è un non senso, è un non senso. Scusami un attimo, ma di cosa stiamo parlando? Non esiste semplicemente, ma è giusto però che, come esiste quello che adesso ha portato la Innovax, la stessa cosa, insomma no? esistono persone come se esistevano le sardine, no? avevamo le sardine a livello nazionale, allora esistono delle persone che portano avanti dei movimenti. Non là un altro che portava avanti quell'ex generale Papalardo, Arancione Arancione. Insomma. Generale Arancione. Ecco, sì, ma insomma, abbiamo dei personaggi ancora che sono. A proposito sono dei personaggi. Folcloristici. Il leader poi detronizzato mi pare. Dei portuali. Che, che fine farà? C'è Zeno D'Agostino che dice che si è imbarcato in un'avventura troppo grande, ma finirà in politica allora. Probabilmente sì. Pro pro probabilmente farà politica perché adesso gli hanno dato una grande visibilità e probabilmente lo vedremo. Non so. Probabilmente alle prossime politiche. Intanto lo vediamo in televisione. Intanto lo vediamo in televisione. Come sempre. Esatto. Ultima cosa: non richiesto un consiglio al suo collega di Udine che ha un corso sonoro, un discreto anche lui, ma insomma non ha raggiunto quelle, quelle vette di cui stiamo parlando. Beh, insomma, aspettiamo il risultato, e vedremo quando si presenterà alle elezioni. Allora sai, ci sono dei momenti, eh, per esempio io ho avuto dei problemi con la trenovia di Opicina, no? e allora tutti hanno cavalcato, ovviamente l'altra parte politica ha cavalcato. Quando fai le cose ti possono posso succedere... Anche degli intoppi, chi non fa niente non sbaglia, dico io. Allora all'amico sono convinto che ha fatto un buon lavoro e dopo, naturalmente, ripeto, sarà lui che si confronterà col suo avversario e con eh, le, le, le prossime elezioni. Senta, eh, l'ultima cosa. Trieste ormai è una, come dire, un, un razzo sparato, non sappiamo, ne, nell'infinito. Eh, Udine mi pare stia come dire, soffrendo un complesso di inferiorità. È giustificato e come si corregge? No, sono due realtà differenti. Trieste è una città porto, una città di mare, giusto? Udine è una città con l'antorno tutta una serie di industrie. Pensiamo a Fantoni, pensiamo, pensiamo a Benedetti con la sua Daniele, ragazzi miei abbiamo un patrimonio che è qualcosa di diverso, con due, due, due realtà diverse. Qua la città da 30.000 che diventa la città da 270.000, prendendo i greci, beh, pensate alla chiesa greca, beh, pensate ai turchi, pensate ai, ai macedoni, a tutte le persone che sono arrivate da varie parti d'Europa il Udine con il Friuli con i friulani che, che hanno una lingua che sono un qualcosa di straordinario legate anche al lavoro due, due realtà diverse che devono lavorare insieme per far diventare grandi Friuli Mezza Giulia ho capito ci Questa è la mia idea Difatti avete messo un sindaco friulano proprio per questo motivo <ride> per questo volevo dire ci salutiamo <ride> con un mandi 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 grazie, grazie con di piacere grazie mille grazie a voi